Questo è quello che voglio da un dolce. Voglio il cioccolatoso. Sono con il mio amico Ezio Iulti perché questa sera andiamo a mangiare in un ristorante un po' particolare. Io ci sono già stato diverse Ma volte. siccome te di cibo ne capisci relativamente, questo l'abbiamo intuito tutti. Esatto, io ci sono già stato diverse volte, ma visto che da pochi giorni in questo ristorante c'è il menù nuovo, mi sono detto, beh, perché non portare Ezio, che non è vegano, perché pochi giorni fa su Instagram ha detto che il suo piatto preferito sono i ciccioli. Ma non è vero, Quindi è mi il sono, quindi, piatto. quindi mi sono detto, cosa faccio? Lo cancello dalla rubrica o provo comunque a sopportarlo? Ho detto, vabbè, dai, Però mi sopportiamo. piace il buon cibo, quindi se una cosa è Esatto. buona, indipendentemente che sia vegana, fruttariana o È vero, è vero. carnivora, lo dico. Quindi ragazzi, questa sera venite con noi perché andiamo a mangiare nell'unico ristorante 100% vegano nella guida Michelin. Questa sera andiamo a provare il vero restaurant di Varese. Davide Ma stai già Mastrogioli, registrando? stavo già registrando, Scusi. volevo fare l'ingresso, ma è ancora Sì, chiuso. scusi, lei è vegano? Io sì. Perché? Allora non può entrare. E perché qua è vietato i vegani? Ma c'è uno che guarda, di vegano non c'è Allora niente, quindi a lui lui può, può, io sì. riprendo allora. Ciao! Tiziana. Ciao! Benvenuti! Qualcosa di buono c'è sempre. Speriamo. Sì, speriamo, perché a volte se le recensioni non è Sai, che. questa guida Sì, uno dice che è figo e poi alla Michelin. fine. È una gialtronata. Vediamo, vediamo, siamo curiosi, siamo qua apposta. Mi sono portato Ezio, che è un grande Ok. amico, che è Che è fan di appunto. questa cucina oppure è un odiatore di questa cucina? Sono fan di tutte le cucine buone. Ah, ok. Non mi Ottimo. interessa cosa sia, l'importante è che sia Giusto, buono. bravo, questa è una bella filosofia. Esatto. Questa è una cosa molto importante, perché tanti che vengono qua chiedono, no, anzi, si stupiscono che si mangia bene, cioè, almeno questo è quello che dicono gli Certo. altri. Perché il concetto, cioè il preconcetto sulla cucina vegana, quindi Certo. no, perché è la cucina vegana, ma il concetto è che, cioè, se vai in una pizzeria e la pizza è fatta da schifo, la pizza fa schifo, ma non è che tutte le pizzerie del mondo Esatto, fanno schifo, quindi c'è un po' esatto, da uscire da sta roba. esatto. Abbiamo un antipasto, come antipasto, tempura di verdure con bagno allo zenzero e un'insalatina invernale con carciofi freschi, crudi, olio extravergine, crema di semi di girasole e grissino. Poi abbiamo i primi, ravioli fatti in casa. Gnocchi freschi di patate, risotto mare monti. Questo Ezio è molto Dici? particolare, perché questo è super interessante. Le verdure di mare, cosa sono? Le verdure di mare le dobbiamo provare. Ezio fa sempre delle domande stupide quando andiamo a Ma è mangiare, bruttissima, cioè, scusa. le verdure, tu vedi, verdure di mare, a cosa pensi? A nulla. Io non lo so, non so, saranno delle alghe, comunque dopo chiediamo. Poi di secondo, panelle e cracker, cassola di tempè, ramen e come contorno le patate saltate. Uno dei pezzi forti di questo ristorante sono i dolci. Non ve li faccio vedere ancora sul menù perché aspettiamo alla fine, perché Davide Maffioli è veramente bravo con i dolci e io li ho già provati e sono veramente speciali. Proviamo Sì. una buona parte del menù, Sì. eh? Quindi i due antipasti, Ok. gli gnocchi e il risotto mare monti, i due secondi, le patate saltate di contorno. E il pane autoprodotto. Perfetto. Grazie mille. Grazie a voi. Ne approfitto che non ci sono ancora tante persone per andare a disturbare lo chef. Chef Maffioli, ti abbiamo ordinato quasi tutto il menù, quindi devi faticare questa sera. Siete dei bastardi. Dai, ritorno al tavolo che lo facciamo lavorare, lo lasciamo concentrato, altrimenti poi magari se sbaglia dice che è colpa mia. Broccoli, cavolo cappuccio viola, carote e zucca. Perfetto. Buon appetito. Guarda qua, Ezio, che spettacolo. Guarda qua. Cotta. Nella pastella sento tanto lo zenzero, o è della salsina, però
Approved. Non mi muovo. Bene. Sai che era questa un'insalata? Un'insalata di carciofo. E questo non me lo ricordo, invece. Dopo lo guardiamo. No. Provato. Abbiamo chiesto e questa è la crema di semi di girasole. Buonissima, ragazzi. Lo zenzero è nella salsa o nella pastella? All'interno della salsa. Ah, ok. In modo che si riesce a tirare fuori di più. Veramente... E perché il concetto della cucina giapponese, che in questo caso abbiamo rivisitato, è che tutti gli elementi sono sempre separati, poi si vanno a unire e unendosi creano poi questo entusiasmo nel palato. Insomma. E poi lo zenzero è proprio una roba che c'è. Dire che lo zenzero con la verdurina così sta proprio bene. Oh ragazzi, ci è costato farlo studiare lo chef Maffioli, ma alla fine il risultato sembra che ci sia. Aspetta, io devo dire una cosa profonda, ma è una roba importante. Allora, non dovete fare le ricette che fa lui, cioè proprio, cioè, no, cioè, anche quella cosa lì che i pesi sono, cosa che dici? No, sono sopravvalutati. È una cagata, dico, è una cagata. Le dosi, i pesi in cucina sono sopravvalutati, non servono a niente. Detto davanti a uno chef Michelin, una vergogna, veramente. una vergogna. Vero che lo zenzero spacca. Vero, ci sta proprio bene. Buona, le verdure belle toste. Lo chef Maffioli è tornato perché ci teneva a raccontarci un piccolo trucchetto per vedere se il fritto è buono o no. Andiamo qua sul piatto. Allora, vedete, adesso qua c'era tutta la tempura in giro. E vedete qualche goccia d'olio. Ok, se c'è qualche goccia d'olio assorbita dalla carta, vuol dire che il fritto è fatto bene, perché ha creato una bella patina intorno e non si è unto. Mentre quando si unge troppo, allora poi invece, tipo, dopo che è finito il piatto, di solito è tutto unto. Prestate attenzione quando andate in giro e fate una valutazione del fritto. Allora, visto che il fritto è fatto bene, io mangio l'ultimo pezzo e via. Giusto. Risotto è mantecato col burro d'arachidi, alghe e funghi. Okay. È un po' ricorda male moltissimo. Quindi, di pesce. I frutti di mare sarebbero le alghe. Esatto, okay. Esatto. In questo caso sono anche i gicchi. Okay. Quindi il gusto scoglio è preponderante. Invece gli gnocchi sono fatti a mano, sono di patate, proprio patate, con semi di zucca, salmoriglio, che è un olio cotto a bassa temperatura con il succo di limone ed erbette aromatiche. E le olive disidratate, che non sono altro che olive essiccate nelle essiccature. Voilà! Questo piatto è bellissimo, veramente. Devo dire che Ezio sta aprendo Instagram, il che vuol dire che è un buon segno. È un bel piatto. Fammi fare una fotina anche questo, va, che non sa mai. Ah, ovviamente anche Ezio lo trovate su Instagram, vi lascio qua il suo nome. Oh! Ho anche portato un omaggio in verità. Oh! Non avete preso questo piatto. Ok. Secondo me è uno dei miei preferiti di questo menù, quindi che era ravioli, vero? Lo faccio assaggiare lo stesso. Praticamente così abbiamo preso tutto il menù. Sono sapori particolari che magari io, perché non sono vegano, non sono abituato. Però sono sapori che non riesco a ricondurre bene a qualcosa. Magari anche questo utilizzo di quest'alga particolare. Ragazzi, io non sono così raffinato come Ezio, questo è buono, punto. Risotto mare monti, ragazzi. Ovviamente il mare non è rappresentato dai pesci. Gli occhi sono fatti benissimo. No, cioè proprio la consistenza perfetta. Buono. Bella lì, dottore. E adesso? Ci siamo. Niente da criticare. Ho cercato qualcosa, però era stato buono. E adesso è ora dei secondi. Io mi vergogno. Ma tu ormai sei un mago della telecamera, dai. Ricordaci i piatti che... Allora, panella di fagioli cannellini, cavolo rosso alla senape, cracker con semi di lino, pesto di prezzemolo. Ok, metto elaborato. Il piatto tipico della tradizione lombarda, che è la cassura, che di solito c'è di tutto e di più, in questo caso è fatto con tempè, concetto del medesimo, verza cotta tanto, pomodoro, l'aggiunta finale particolare del pepe nero appena spezzato, che dà un po' il turbo al piatto. Una delle cose
cose che adoro di questo ristorante è il fatto che, come in questo caso, abbiamo un piatto tipico della tradizione milanese che è la cassola. Quello che spesso capita nei ristoranti vegan è che si trovano le cose estremamente healthy. Ecco che qua invece troviamo qualcosa che davvero ci dà anche del gusto importante. Quello che è bello, elaborato, la foto. Ezio schiavo di Instagram. Non mangi veramente se prima non hai fatto la foto. Ci sono anche delle consistenze diverse, soprattutto questo croccante ci sta bene. È buono. Come tutto quello che ho mangiato fino adesso. Il caro Ezio lo stiamo stupendo, quindi si dovrà ricredere della cucina vegana. L'unica cosa che ho detto che non è buono il vegano è quella cagata di carbonara che fa. Non è vero, è buonissima la mia carbonara. Era buona, ma non era la carbonara. Grandi ricordi da casera. Verza cotta perfettamente. Il tempeh, chiaramente, che non è saporito come il verzino che si mette all'interno della cassola milanese, ma ragazzi, veramente ottimo. Super approvato. Se verrete qui al Vero Restaurant, provate questo piatto. Si è tornato a trovarci lo chef. Stasera con le balle. No, chef, davvero noi siamo impressionati dalla bontà dei piatti. Bene, eh? Sono molto contento. Quindi, davvero, questo buonissimo, ma la cassola è veramente incredibile. Cioè, è a prova di onnivoro incallito. Sono emozionato perché Ezio ha appena detto una cosa che adesso vi faccio ripetere e la voglio mettere nel video. Devo essere sincero, questa versione qua della cassola la preferisco quella originale. La mousse al cioccolato fondente con i biscottini al cacao, poi la crema, mele, zenzero, limone, biscottini di frolla e i famosissimi profiterol. Una cosa molto interessante, essendo che abbiamo chiesto tutti e tre i dolci per avere un giudizio più completo, ci hanno portato tre cucchiaini per non confondere i sapori. Lo apprezzo. Che fighetto che è Ezio, mamma mia. Cioè, tre cucchiaini si emoziona. Questo dolce è molto simile alla mousse che ho fatto io con l'acqua fava. Quindi adesso lo proviamo e vediamo se è meglio la mia o quella di Chef Maffioli. Proviamo. Quasi buona come la mia. No, in verità è molto più buona questa. Ecco che sta arrivando. Chef, stavo giusto, vieni qua. Stavi già prendendo una cagata? No, stavo dicendo che volevo vedere se era più buona la mia mousse con l'acqua fava oppure questa. E cosa ne dici? No, devo dire che sei ancora più bravo te, ma ti sto raggiungendo. Ti sto raggiungendo. Vabbè, perché fai pratica e esatto. Giusto. Buonissima. Ottimo. Però ti voglio anche dire una cosa. Dimmi. Che questa qui, allora, perché il disc? Lui ha fatto il video sulla panna vegana. Che non era panna. Che è una cagata. mi ha subito sfidato. L'ho cazziato subito sotto il video. Perché ha fatto l'acqua fava montata con lo zucchero, che va bene. Nel senso che però è un albume montato. Cioè, tra virgolette, un albume montato. Perché la panna, per chiamarsi panna, deve avere una percentuale grassa altissima. Cosa che l'acqua fava non ha assolutamente. E quindi non riesce, diciamo che un po' chiamarsi panna. Quindi è per questo che dico che dovete stare attenti alle ricette del disc. Perché dico cazzate. Sì, però lo fa in buona fede. Se guardate nei commenti sotto, poi c'è Davide che corregge e sistema. C'è anche qualcun altro che ti ha cazzato. Esatto. Però io lo faccio in buona fede. Ah, va bene, va bene. Buona fede. Buonissima. Dai, bene. Buonissima. Buono. Mi ha colpito. Questo è quello che voglio da un dolce. Voglio il cioccolatoso. Ragazzi, è arrivato il pezzo forte. Stiamo per provare il profiterol. Molto buono. L'unica cosa che noto, a differenza dei profiterol normali, forse una gommosità maggiore nel guscio esterno. Ma tutto? Tutto. Ha proprio... Ma
sai che questa gommosità in più secondo me ci sta, perché te lo fa godere di più. Buonissimo, lo mangio io. Me lo merito, sono vai. Vegano, dai. Una mega scarpetta. Ragazzi, siamo arrivati alla fine della nostra cena. Io vi avevo già detto che qui davvero ero già stato e quindi non posso che confermare il mio parere positivo. Rimango entusiasta della cucina di questo bell'uomo qui, che è il nostro chef Davide Maffioli. Ma come abbiamo detto all'inizio, te di cibo non ne capisci niente. Io non ne capisco quindi niente, però ragazzi, la cioè, parola va a me. La cucina, condivido. La cucina è come l'arte, cioè non bisogna essere degli esperti per capire se un quadro è bello o brutto, ti deve piacere. Ed esattamente come in cucina, non, sì, devo essere, caso, non devo essere un esperto per dire se un piatto di pasta è fatto bene o no. Se mi piace, io sono contento. Quindi, e poi lascio la parola agli esperti, che io amo di questo ristorante è che quando vengo qui non mangio solamente cose sane, ma mangio cose buone. E soprattutto quando si arriva al dolce, io godo come un riccio. Perché come un riccio appena nato. Come un riccio appena nato. Perché mangio il dolce, quello bello, cioccolatoso, porcoso, che a me mi piace un sacco ed è quello che io voglio dal dolce. Però lascio la parola al Ezio, critico. Ci tengo al parere di Ezio. Cioè, effettivamente devo dire che dei posti in cui mi hai portato vegan, adesso non è che voglio che poi torniamo dalle altre parti, mi ammazzano. No, però certo. Devo dire che questo ha un gradino in più. Perché ha un gradino in più? Perché tutto quello che puoi mangiare qua si vede che è studiato. Mi vengono in mente gli gnocchi, quelli con la crema di zucca. Gli gnocchi con la crema di zucca potevano essere un buon piatto, sono diventati veramente un buon piatto per quell'accorgimento dell'oliva disidratata. Sì, esatto. Sì, stessa roba. Quindi devo dire che si vede la ricercatezza proprio nella creazione del piatto, non è una cozzaglia di robe. Cioè, esatto, perché piatto. Quello che dicevo anche a Ezio e a Davide è che quello che vedo oramai nei miei giri in Europa dei ristoranti vegan è che c'è questa tendenza a cercare di buttare dentro di tutto per fare quel piatto healthy, quindi salutare, che però alla fine è una cozzaglia di ingredienti buoni, ma una cozzaglia di ingredienti. Qui c'è una struttura, c'è veramente un carattere in ogni piatto. Esatto. Abbiamo detto cavolate, chef, oppure ti ritrovi? Assolutamente mi ritrovo in pieno. No, non potevate dire meglio di così. Bene, ragazzi, fatevi un regalo, venite a trovare Davide e Tiziana anche qui. Anche se non siete vegani, io non sono vegano, però devo dire che ci tornerei. Molto bene, volentieri. Questo è un ottimo feedback. Venite a trovare Davide qui a Varese, ne vale la pena. E soprattutto, se volete anche imparare qualcosa di cucina, andate a trovarlo sul suo canale YouTube. Vi lascio tutti i link in descrizione. E lasciate perdere il suo. Cioè no, seguite lui ma non seguite le ricette. No. Cioè questo, non le sue ricette, ecco. Bastardi. Ciao ragazzi a tutti, ciao. Alla prossima.